figure storiche, sono le figure sia della società storica. Eccetera. Buongiorno, fin quando è aperta la mostra? La Mostra di Leonardo, fin quando la tengono aperta? Fino ad ottobre del prossimo anno. Ah, ho capito. Fino ad ottobre del prossimo anno. Addirittura? È una bella mostra. Cosa costa adesso l'ingresso? 12. 12, grazie. Buongiorno, Marco Buongiorno. Giuseppe Sesto. In via Salaino. Prendo un po' la fiamma. Thank you.
quasi. Facendo un esperimento di presa della fotocamera provvista della lente planiforme che dovrebbe permettere di ampliare la possibilità di riprendere dagli stampati, anche se in versione di ripresa stereoscopica. Libero è il Fatto Quotidiano, secondo il giornale delle due, diciamo, confondita in due schieramenti politici, che sono tra i più congeniali, oltre ai classici di Repubblica, Corriere e La Stampa, le riviste Italia Oggi e Studenti Cultura. Sì, chiaramente abbiamo l'Espresso, Panorama, l'ambito religioso, il Pauline e la Famiglia Cristiana, perché no? Avvenire. Giusta, si può riprendere anche pur avendo la lente planiforme, si può riprendere i titoli in maniera leggibile e anche più situazioni in 3D. Review, una cosa interessante della Oculus, poi anche l'articolo Neuroformic Chips, questa qui dell'American Scientist, significativo
la sera ci sono le zanzare, l'articolo, non sono ingegneri di Molecules for Smart Medicine, ma anche il articolo qua, The Challenge of Manufacturing, Manufacturing Between Macro e Macro e Micro, Robert J. Wood. No, allora, di Technology Review, ah, ok, e questi qua c'è tutto, qui c'è, c'è anche micro scale 3D printing, review.com, c'è traffico anche mezz'ora. www.americanscientist.org. Vi saluto. Capito? Anche il gravello di Digby. Nella prima 22 giugno, questo è gratuito, diminuire sui fili, Fimit, sarà una cooperativa di presenza, siamo clienti, martedì, domenica, nella sera. L'idea di una versione ammodernata. Vengo riparto in corte. Chiesa in città, centri, sempre la zona Visconti di Milano. Del pezzo scovato, poi abbiamo tutte scuderie strutturate in forma di luogo di convegni. Agevoli, c'entra anche il banco di stampa, la telepoggio, le sue storie. Oh, sorry guys.
La scrofa della Nuta è qua, no? Di là, dall'altra parte. Sembra che l'hanno tolta via. L'hanno tolta? Sì, perché questa è la sala da ristrutturare. Ah, ho capito, capito. Va bene. Grazie. Due strutture di simpatico che ho dato chiama A e B.
questo è lo schema degli occhiali che Leonardo progetta per sopperire alla venir meno della vista, come scrive nel passo accanto, nella tua vecchiezza. Questo disegno è importantissimo perché la studiosa ti prendo, non capisco, ha sostenuto recentemente che non ha progettato gli occhiali così come li intendiamo noi oggi, cioè con due lenti. Comunque sopravvivo lo stesso anche se non capisco agli occhi, ma ha progettato piuttosto degli schermi, e infatti l'altro disegno che vediamo nel codice atlantico, il famoso progetto del prospettografo, mostra l'artista che traguarda attraverso un pannello di vetro una sfera millare davanti alla quale è posto un altro schermo su cui l'artista disegna la proiezione di questa sfera millare. Allora, questo potrebbe essere un'ulteriore applicazione dell'occhiale, ma è indubbio che nel piccolo disegnino apparentemente insignificante che abbiamo visto e che rivediamo, Leonardo abbia proprio progettato delle lenti per degli occhiali. La cosa è molto interessante perché i filosofi e gli scienziati del Rinascimento erano contrari all'uso delle lenti, in quanto consideravano questo un artificio quasi magico che alterava la realtà. La distorsione che Leonardo documenta attraverso la diffrazione dei raggi che passano attraverso un legno peso trasparente qual è il vetro, provocava visibilmente negli esperimenti che Leonardo faceva un ingrandimento delle immagini. Questo ingrandimento delle immagini era considerato allontanarsi dalla realtà, e quindi in un certo senso anche la Chiesa, anche l'ortodossia, contrastava l'uso degli occhiali in quanto causavano allontanamento dalla realtà. Il termine stesso di lenti deriva dal fatto che questo espediente degli occhiali è stato escogitato, inventato nell'ambiente pratico, nell'ambiente dei letrati, degli artigiani, non degli scienziati, non dei filosofi. E il fatto di chiamare lente questa piccola struttura di vetro concavo convessa viene proprio dalla lingua volgare, cioè dal fatto che occorreva differenziare, cioè specificando di vetro, una terminologia che equiparava questa piccola struttura di vetro al legume, alla lenticchia. Quindi questa è la dimostrazione che la scoperta degli occhiali, che Leonardo appunto ha inventato lui, ma che lui adotta e trova utile, nasce proprio nel mondo pratico, nel mondo degli artigiani e non tanto nel mondo appunto accademico o filosofico. Questo disegno, tra l'altro, meraviglioso del prospettografo, dimostra come Leonardo abbia realizzato disegni per i corpi regolari che accompagnano i piedi di una porzione di una ragione, proprio in anosiana. Tutti quei corpi complicatissimi, pieni e vuoti, che Leonardo disegna, i cosiddetti corpi platonici, insomma, si volevano la perfezione del cosmo, la perfezione, ma anche, diciamo, la perfezione la bontà dello spazio del buon governo, sono stati realizzati da Leonardo non sulla base di trasposizioni per pianta, stato e sezione, ma proprio attraverso la proiezione, la loro proiezione ortogonale attraverso fasci visuali su questi schemi, e poi disegnati in volpani attraverso cartoni o cartonetti sulle pagine del codice di Luca Pacioli. E poi con tutto questo ci sono le vere intenzioni di Leonardo, che non hanno alcuna utilità pratica. Uno dei disegni più belli è sicuramente questo, che vedete lassù in Cina, che Leonardo definisce corroborato dalla prospettiva di Leonardo Vinci, il quale non si dà in natura, ma solo nasce dall'esperienza di Leonardo, discepolo dell'esperienza. Un corpo serpentiforme rappresentato in prospettiva, che Leonardo ha evidentemente formato prima nella sua mente, che visualizza e che riproduce con la mano sul foglio di carta, e che è una creazione inusitata, non è un oggetto naturale, non è un oggetto artificiale, ma è una creazione ovviamente di Leonardo, la quale trova la sua origine dai tempi fiorentini di Leonardo, in quello che a Firenze era l'attitudine a chiamare un zoccolo, cioè un corpo regolare,
esercizio per mostrare la vita dell'artista, di rappresentare, come in questo caso Leonardo dice, un corpo a 256 facce, da poter eventualmente tradurre o in cartone o in gioco. E qui la particolarità molto studiata, visto che sembra famosissimo, da Leonardo per riprodurre esattamente questo corpo, consiste nell'aver disegnato una metà sul fondo, ci sono due oggetti separati e ricongiunti, che poi ha modellato applicando sull'altra metà del foglio e con lo spolvero segnato i punti essenziali per ottenere l'esatta metà e quindi ricomposta la figura genera questo bellissimo corpo di 256 facce, cosa che ritroviamo, no, non c'è più il mio. Ce n'è un'altra mostra di Francesco Mezzi, che qui da Francesco Mezzi, ma sicuramente lo stato da Leonardo, ancora più complicato, una volta dettata 512 facce, fin qui interpretata con una volta qua, ma in realtà un puro esercizio prospettico, molto bello e molto anche monumentale da vedere. La nostra mostra si conclude con una scelta di manoscritti presi proprio dai fondi della Biblioteca Ambrosiana, che potrebbero costituire i libri da bagliotti di Leonardo, su cui Leonardo ha trovato queste teorie medievali e in parte anche questi disegni, perché qui i fondi e la ricchezza della Biblioteca Ambrosiana è tale che abbiamo potuto mettere in mostra due manoscritti quattrocenteschi di Euclide, uno dei quali è questo, corredati da disegni di chiostro rosso, che presentano casi simili o analoghi a quelli presi in considerazione da Leonardo. La tradizione di Euclide è vastissima nel Rinascimento, quest'altro è il codice sempre di Euclide, ma più tardo, probabilmente tardo quattrocentesco, molto simile per immaginazione, per eleganza, proprio alle linee a proporzione di Pacioli, qui uscito probabilmente da un ambito scrittorio milanese, per non dire appunto opera dello stesso scriba amanuense che ha compilato il trattato di Pacioli. E poi il tramite della conoscenza in ambito umanistico della tradizione araba, di Aldo Pelacani, che a cui Leonardo praticamente si riferisce nei suoi manoscritti, fate avere il Pelacano che ama essere Fazio, il viaggio Pelacano che si chiama all'Università di Baviera, era morto nel 1416, ma aveva proprio nelle sue opere, sull'ottica, inglobato interi capitoli dalla tradizione, dal Lex Technicus di Amazzeni. Quindi, oltre che versioni, diciamo, organizzate, rarissime, c'è una in Italia, l'altra è la biblioteca di Monaco. Esisteva una tradizione ovviamente in lingua latina che Leonardo dovrebbe anche aver conosciuto e essersi fatto aiutare da qualcuno nel tradurla, dalla perspectiva degli Angelo Pelacani, e alla fine di tutto ciò la prima traduzione in volgare dell'ottica di Euclide. Nell'ottica di Euclide ovviamente si conoscevano versioni manoscritte anche in volgare, ma la prima edizione della stampa dell'ottica risale soltanto al 1571, è una cinquecentina di brigate dei giunti a Firenze, dove ritroviamo ovviamente a corredo delle immagini dei teoremi, insomma dei vari principi euclidei, molti dei disegni che illustrano concetti e esperimenti tentati da Leonardo, che vede la sua e un altro molto simile, che gli esperimenti quelli sono. A quello appunto della rifrazione dei razzi luminosi sullo specchio sferico. Quindi direi una mostra molto difficile, non tanto per la materia che per me è stata difficile ovviamente, ma proprio perché era difficile il tema anche per Leonardo, che quindi non riesce a dare soluzioni teoriche univoche, ma che cerca sempre comunque di tradurre la teoria per la pratica o in elementi o in applicazioni pratiche. Negli occhiali, nel prospettografo, nell'esecuzione di corpi solidi e regolari, in modo da in un certo senso rendere più visivamente facile e apprezzabile tutto quel lungo lavorio che il Medioevo ha in un certo senso incanalato i problemi della fisica attraverso
conservati con poca luce per ragioni di conservazione, ma che richiedono anche partecipazione e molta attenzione da parte vostra. Grazie. Grazie. Dare sempre più emozioni, sempre
anche informazioni, perché le funzioni poi mantiene l'informazione che uno dà, quindi noi abbiamo questa intenzione, con un pranzo che ha studiato questa via per poter mantenere. Vieni nei negozi di Imbra.